Vai. Ci siamo? Allora, siamo in live, aspetta che mi collego anch'io, così vediamo se qualcuno commenta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sono qua benvenuti. Con Nicolas. Benvenuti. Qua. Benvenuti. E qua Nicolas Ruffilli di Atcom. E abbiamo una bella novità, adesso aspettiamo che qualcuno si colleghi. Esatto. Vediamo che se la raccontiamo sempre fra me e te. Esatto, più di una volta, però oggi almeno siamo tu per tu. Ci vediamo, non al telefono. Mattia, io la live però sulla pagina ancora non la vedo attiva, è normale? Ok, vedo che l'hai condiviso di qua, ok. E la retta, io. Iniziata adesso. Ah, ecco, quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso non era in live. C'era già. C'era. Tu pensa alle custodie. Pensare che abbiamo speso i soldi con la fibra, abbiamo speso qua. Dovrebbe avere 50-50, vero qui? La fibra, quindi dovrebbe andare. Sì, adesso va, è un po'. Cioè, ce l'hanno divisa con quelli di fianco, 50. Già, 50 noi, 50 loro. Vabbè, fa vedere, ok. Non vedo la massa. Forse ora, vediamo. Vabbè, comunque, lui dice che c'è. Ok, va bene, no, noi siamo lì. Guarda la diretta, adesso ci siamo, mi collego. Va bene. Non so, no, più che altro vi do i commenti, al limite Mattia io non mi vedo i commenti, se c'è qualche commento te la vedi, mi chiami i commenti eventualmente. Bene, allora chiediamo scusa per questo intro sì. Così un po' spartano, va bene. Siamo qui ospiti, noi di Atcom, ospiti in casa Easy Dive, finalmente siamo riusciti a incontrarci, a trovare un punto di incontro che ci lega da anni. Sì, sì, no, ormai è tanti anni che io diciamo sfrutto Atcom da Enrico Dal Brollo e Nicola, tutte le volte vengo su in Atcom a chiedere. Sì, diciamo che è nata una collaborazione più di 10 anni fa ormai. Sì, sì, ormai oltre 10 anni, perché noi come Atcom, avendo la disponibilità della parte camera lenti, riusciamo a essere di supporto a Fabio, che invece che non possiamo permetterci di comprare ogni macchina visto poter... poi la versatilità delle nostre attrezzature, come ben sapete, nel senso che dentro ci vanno, ormai dal 2006 abbiamo fatto la custodia universale, quindi abbiamo messo dentro tantissime macchine, tante le abbiamo comprate, le abbiamo noi in uso, ma molte altre chiaramente a volte siamo andati a chiedere il prestito in Atcom, e sempre disponibilissimi, e quindi siamo sempre riusciti ad avere in anteprima un po' tutte le novità e poter provare e andare a sviluppare poi tutto quello che sono le nostre custodie. Sì, infatti partiamo dai primi ricordi, delle prime tue custodie con le 5D. Sì. Ma poi un anno mi ricordo che fecimo la custodia quella grossa per le telecamere professionali, per le Panasonic, la P200. Quindi ci fu la fiera in Audi. E voi siamo venuti dentro lo stand a spiegare, a far vedere. Certo. Macchina, perché appunto nella subacquea mi insegni anche tu che c'è il professionista, l'amatore, ma che comunque vuole avere il massimo, sì, sia nella parte di ripresa che poi nella gestione della custodia. Certo, e poi c'è anche tutto un aspetto, anche broadcast, diciamo, c'è anche il professionista che invece deve girare. E qui entriamo un po' più nel vostro ambiente, dallo spot al film, e ha bisogno di magari macchine un po' più performanti, anche se adesso in realtà anche con queste nuove macchine più piccole dimensionalmente si riescono ad avere delle prestazioni almeno non probabilmente comparabili con altre macchine, ma di sicuro... Sì, oggi la tecnologia è andata avanti tantissimo, quindi per il mondo cinema... sono usciti altri produttori che non sono i soliti conosciuti nel mondo, per esempio Harry, e quindi si sono anche ridotti i volumi, quindi sarà possibile mettere sicuramente camere alta fascia in custodie subacquee di questo genere, anche perché andando avanti con la tecnologia anche le macchine cinema si stanno adeguando ad avere sistemi wifi come le
E magari se sentite l'audio, se ci date un ok, se l'audio è buono, anche te Mattia verrò bene, ok, perfetto. No, niente, poi diciamo che al di là adesso di questo invito è qua perché vi dobbiamo lanciare una bella novità che abbiamo deciso già da un po', che l'avevamo pensata con Atcom, ma magari per chi, anche per i clienti di Atcom che non conoscono bene i Chiesi Dive, magari ne approfitto per spiegare brevemente. Intanto io farei proprio una storia su Easy Dive che racconti come nasce Easy Dive, come si evolve nel tempo e quali sono i prodotti che tratti. Dopodiché lasciamo appunto la notizia. La notizia nostra. Ok. Quindi parto un po' io col mio racconto? Sì, vai. Va bene. Carta bianca. No, vabbè, tutto nasce chiaramente dalla mia passione per la videoripresa subacquea. Quindi nel 96 mi sono autocostruito con l'aiuto di mio zio che aveva un'officina meccanica, una prima custodia, quindi ho iniziato a filmare con le vecchie H8 e poi nel 2000 invece ho deciso di realizzarmi i primi custodi per poterle vendere. Quindi ho creato la mia azienda inizialmente come un po' tanti nel garage di casa, quindi avevo il mio garage e il mio sito internet e ho iniziato a vendere queste custodie che andavano fino a 100 metri dedicate per delle videocamere. E poi chiaramente la passione, le cose si evolvono e ho sempre investito negli anni in ricerca e sviluppo e quindi abbiamo fatto tante cose fino ad arrivare, diciamo che la svolta più importante è stata un po' nel 2006, dove praticamente abbiamo avuto un po' questa visione di realizzare una custodia universale per tutte le macchine DSLR e ad oggi anche mirrorless, quindi non una custodia meccanica con tutti i comandi dedicati, ma semplicemente collegandosi alla presa USB della fotocamera, riportare elettronicamente tutti i principali comandi a una tastiera. E questa cosa chiaramente aveva un po', diciamo, alzato tanti dubbi, perché già c'era il dubbio del passaggio dalla pellicola al digitale. Poi c'era anche questa cosa delle custodie addirittura elettroniche, quindi gli scettici, diciamo, non mancano mai, e per noi è stata parecchio in salita, ma ci credevamo, sapevamo cosa stavamo facendo e la tecnologia chiaramente va più veloce nel tempo e quindi ci ha dato negli anni conferma delle nostre scelte. E ormai sono passati 14 anni e dentro le nostre custodie ci vanno più di 200 corpi macchine diversi, quindi da Nikon a Canon, Panasonic, Olympus, le nuove Blackmagic, quindi mettiamo un po' tutti i modelli. E la cosa bella è che le custodie sono pochi modelli, in pochi modelli possiamo mettere all'interno veramente tantissime macchine. E che dire, allora, in realtà partiamo dalle cose un pochettino più entry level, come possono essere le custodie per l'action cam. Abbiamo tre modelli di custodie di action cam, tutte in alluminio, il vantaggio è proprio la robustezza dei prodotti, quindi abbiamo una custodia che ha doppio ORM di tenuta, mettendo dentro queste anche action cam di ultima generazione che registrano in 4K, quindi scaldano molto, diventa molto importante oltre che per la tenuta, ma proprio per la condensa e per tanti altri discorsi, ovvero una custodia che, diciamo, non sia quella nativa in plastica, perché quelle native in plastica hanno in realtà molti limiti. Il primo principale è legato proprio alla condensa. Col fatto che registrano in 4K scaldano molto, si ha questo problema legato alla condensa, cosa che invece con una custodia di alluminio non si ha. Il secondo è chiaramente la solidità. Mettiamo dentro una custodia di alluminio doppio O-ring, è molto più robusta, quindi maneggiabile. L'altra cosa che a volte, soprattutto per l'aspetto, io immagino Atcom, cioè diciamo dei clienti Atcom che magari usano per un discorso anche professionale, si possono avere anche nelle action cam diversi punti, diciamo, di immagine, di ripresa, quindi si può implementare un connettore con 50 metri di cavo, quindi posizionare le action cam in diversi punti e dalla superficie da fuori con un tablet o uno smartphone collegarsi, come vedere la visione e comandarla. Quindi questo può essere un'applicazione molto utile, in maniera che è piccola e sì, si possono fare quasi delle regie subacquee. Bravissimo, utilizzando delle cose magari più piccoline. L'altra, e di questo, se non sbaglio, è un prodotto che noi potremmo avere sul sito. Esattamente, questo è un brand, diciamo, Carbon Arm, che è il nostro secondo brand che facciamo, dove praticamente abbiamo un po' tutti i dealer in giro per il mondo e tra cui anche Atcom può tranquillamente proporre a tutti i propri clienti. L'altro prodotto che è uno, diciamo, di quelli che ci ha dato più soddisfazione in questi ultimi anni e dove ci abbiamo veramente creduto ancora di più delle altre cose
è la prima custodia al mondo universale per smartphone. Questa è la Deadshot, è una custodia anche questa interamente in alluminio, doppio O-ring di tenuta, quindi ha due O-ring radiali. E la cosa bella è che internamente, come vedete, presenta una semplice pinza tipo quelli da auto, quindi si inserisce all'interno il proprio smartphone, che sia Android o Apple non è un problema, quindi con tutti gli Android, Xiaomi, Samsung, Huawei, tutti quelli che ci sono, e tutti gli iPhone, andiamo a inserirlo all'interno. Là, esternamente, internamente c'è un tastierino elettronico che praticamente si alimenta da una batteria interna che dà un'autonomia di 14 ore e si ricarica tramite un USB-C in 20 minuti è a piena carica. E la custodia si va semplicemente a installare una nostra applicazione che è su Google Play o Play Store, si chiama DiveShot, quindi come il nome della custodia, e tramite questa applicazione andiamo ad accedere a tantissime funzioni avanzate del nostro telefono, del nostro smartphone, sia per foto che per video. Per farvi un esempio, tipo con iPhone possiamo cambiare gli ISO, cambiare il bilanciamento del bianco, possiamo zoomare, quindi abbiamo veramente dei parametri anche avanzati, quindi cambiare, per dire, col nuovo, io ho il nuovo Pro Max, quindi switchare dal Super Wide, dal Wide, al Tele, quindi ad oggi questo è un prodotto che ci consente, negli anni cambiamo il nostro smartphone, ma la custodia rimane sempre quella. Il grande vantaggio è proprio che non si hanno pulsanti meccanici, cioè quindi non c'è nessuna via d'acqua se non i due O-ring del dorso. Tutti i comandi, diciamo, sono praticamente, questa è l'ultima nostra invenzione, sensore ottico. Ci sono 5 sensori ottici. Ogni volta che si oscura uno di questi sensori si dà un comando allo smartphone tramite Bluetooth. Quindi il Bluetooth è interno alla custodia e dialoga velocemente, comunque nel nostro sito poi c'è tutti i video tutorial, e anche questo è un prodotto che volendo potrei trovare da Upcom, perché è sempre per parte della linea carbonata. E poi che altro? Beh, questa invece è la DivePad, è la nostra custodia universale per i tablet, quindi questa è nata prevalentemente per un discorso archeologico, quindi le università, chi fa archeologia subacquea, e internamente anche questa ha un po' lo stesso concetto della DiveShot, e ha un tastierino con tutti i sensori, si possono, diciamo, si può navigare all'interno di tutte le app del tablet, quindi possiamo aprire anche una gallery, possiamo guardarci un film sott'acqua, si possono veramente fare tante cose. Fra l'altro nella promo... Comunque è un oggetto nato più per l'operatività e per chi ci lavora. Bravissimo, bravissimo. Sott'acqua. Perché chiaramente è un po' ingombrante e quindi diciamo che è una cosa un pochino più specifica. Per esempio università, ricerca, gestione. La cosa bella... Gli installatori, quelli che mi vengono... Ma no, tendenzialmente questo è adesso per dire lombare. L'esempio che con questo, se andate sul nostro sito, potete vedere la realtà aumentata sott'acqua. Cioè è stato sviluppato un sistema di geolocalizzazione subacquea sulla quale, tipo a Baia, c'è questa villa romana che è visitabile facendo snorkeling, e lì c'è proprio tutto un sistema di realtà aumentata, e quindi è molto bello anche come tecnologia, cioè, è una cosa bellissima anche da provare come smart. Per quanto riguarda poi, prima di arrivare poi alle custodie, tutto quello che riguarda anche l'aspetto di illuminazione e braccetti, quindi è chiaro che per andare in acqua con queste attrezzature diventa importante avere sia dei sistemi di braccetti, che poi magari vi mostro in carbonio, che sono di collegamento, e le luci. Questo è l'illuminatore, noi produciamo una serie di illuminatori, uno è un po' più piccolo, è il 5000 lumen, che adesso arriverà con la release nuova a 7000, e questo è il nuovo illuminatore da 20000 lumen. È un illuminatore completamente stagno, non ha vie d'acqua, è l'unico illuminatore al mondo che ha garantito 5 anni sull'allagamento, proprio perché non avendo vie d'acqua l'utente non lo può allagare, se lo allaga lo ripariamo noi in garanzia. E la ricarica viene a contatto bagnato, quindi magnetica, e niente, ha 3 posizioni, quindi 1, 2 e 3, e quindi si possono regolare le 3 diverse potenze. Arriva alla massima potenza di 20000 lumen, quindi una luce
che ad oggi viene utilizzata. Di questa serie, dicevi, ci sarà una novità sulla possibilità di cambiare il colore. Allora, di questa serie usciremo nel giro di, visto che sei te, questa la regaliamo così come news. Come news, ah, non dovevo dirlo. No, no, va bene. Mi chiamavano il resto del Carlino. No, ma vedi, a me ci piace perché adesso tu racconti le mie, ma dopo io voglio che tu sbianci qualcosa, capito? Qua devi tirare fuori qualcosa da Atcom, ci deve arrivare anche per noi. Ai nostri follower qualche news, capito? Però diciamo che in anteprima usciranno a brevissimo i nuovi LED 20.000 che nella versione con Bluetooth, quindi c'è un'applicazione all'interno, abbiamo integrato una scheda elettronica con Bluetooth tramite un'app, l'utente si potrà, diciamo, regolare le varie potenze, e uscirà sempre dello stesso LED la versione tunable, quindi da 15.000 lumen, identico, però l'utente potrà cambiare anche i Kelvin, da 2007 a 6.500. Quindi in superficie, tramite un'applicazione, l'utente si decide sia i gradi Kelvin che la potenza. E quando va in acqua, in base all'impostazione che mette il selettore 1, 2 o 3, lui potrà cambiare sia la potenza che i Kelvin. E questa è una grande novità, anche soprattutto perché sott'acqua sicuramente... la possibilità di gestire. Noi, ti dico, in questi anni avevamo fatto proprio dei test dove avevamo deciso di utilizzare il 3005, però il 3005 non tutti i clienti, la luce che quando accendi è molto calda fuori, magari ti dà questa impressione che non sia la luce ideale. Onde evitare questo problema, continueremo a tenere il nostro 3005, la versione 4000, ma per le massime potenze, ma integreremo la versione tunable dove l'utente si può decidere i gradi Kelvin, così certo, anche perché se facciamo documentario, quindi vogliamo avere l'affidabilità cromatica, sicuramente è fondamentale il vostro 3005 4000, ma se le mettiamo legate al mondo cinema, quando si vuole ottenere un effetto particolare, probabilmente un direttore della fotografia sceglie proprio di cambiare totalmente quello che è la ma ti dirò di più. Queste nuove LED, la nuova versione, e l'abbiamo integrata anche per un utilizzo di superficie, cioè abbiamo messo un sensore di temperatura, quindi le luci si potranno utilizzare tranquillamente anche in esterna. È chiaro che quando andranno in surriscaldamento entreranno in protezione e vanno in raffreddamento, quindi bisognerà riprenderla, metterla in un bel secchio di acqua gelida e poi si riprendono a utilizzare, perché andrà in protezione. Non mi ricordo se avevano detto la durata delle batterie, perché è fondamentale avendo batterie interne. La batteria dura alla massima potenza circa un'ora. È chiaro che qui stiamo parlando di massima potenza, se noi già riduciamo un po' l'intensità, perché magari non abbiamo bisogno dei 20.000 lume, quella aumenta notevolmente, capito? In funzione proprio dell'assorbimento. Comunque un'ora per una batteria integrata con queste potenze, diciamo, è già tanto. Esatto, in più il tempo di ricarica è comunque di 2 ore, quindi siccome queste batterie sono LIFE, cioè litio ferropolimeri, non sono lipo o litio, quindi sono, le litio sono explosion battery, quindi è molto importante questa cosa, tutte le litio sono tutte explosion, le LIFE sono safe, è una batteria che è leggermente un po' meno performante, ma non produce gas, e quindi è una batteria che tu la puoi ricaricare velocemente, non è che devi aspettare sia di raffreddare la batteria, la cella o altro, quindi ha un ciclo vitale lunghissimo. Noi abbiamo clienti che hanno la stessa lampada con la stessa batteria da oltre 10 anni e abbiamo cambiato i LED, ma la batteria è sempre quella. Quindi, per dire, partito questa torcia qua 10 anni fa con un LED a 5.000, poi l'abbiamo upgradata a 9.000, poi a 13, poi a 15, quest'anno a 20. Quindi la gente, quindi chi la compra... Ci ha fatto capire che Easy Dive guarda anche ai clienti che hanno già acquistato, perché in questo caso hanno potuto sostituire semplicemente il LED senza dover ricomprare un faro da zero. Questo per noi è fondamentale, cioè noi costruiamo queste cose proprio con una filosofia di... non del consumismo puro, nel senso è un prodotto che comunque te lo puoi portare dietro e avrà sempre un valore. Quindi questa lampada che è studiata in un certo modo, noi continuamente, ti dico, da oltre 10 anni la stiamo comunque aggiornando. Ogni 6 mesi abbiamo delle novità, perché purtroppo, per fortuna, non solo purtroppo, i LED hanno uno sviluppo incredibile, continuo, e ci danno tanti plus, quindi sicuramente queste luci per noi sono un vanto, perché
come sai, la luce è fondamentale in acqua, soprattutto lo è fuori, ma è figurati in acqua, quando andiamo a fare le riprese, cioè, anche con una semplice GoPro tutto cambia, nel senso che a volte a me piace filmare per dire in acqua e divertirmi con il mio smartphone, ma quando gli metto 2 da 20.000 lumi con il mio smartphone mi diverti, sì. No? Probabilmente a volte anche troppo, ma però... Quello che ti volevo chiedere, perché effettivamente noi che veniamo nel mondo del video conosciamo bene il cliente che viene e conosce le specifiche tecniche della macchina, e invece raccontaci qualche aneddoto di clienti subacquei che vengono, che hanno il brevetto ma vogliono andare giù, non conoscono la macchina... Le cose che possono succedere, vabbè, purtroppo il passaggio anche da raccomandare. No, vabbè, diciamo che il passaggio qual è? Dall'amatore evoluto che si prende comunque una compattina, inizia ad avere già i primi risultati, è contento. Comunque, da chi è abituato a usare la GoPro, ci prende un po' di gusto e vuole alzare il livello di qualità, e a quel punto fa il passaggio a certe macchine chiaramente molto più performanti. E allora a volte lì c'è un po' lo scotto, perché queste macchine sono performanti, ma però bisogna conoscere un po' bene l'utilizzo. Quindi io tutti dico sempre, mi raccomando, queste macchine il massimo lo danno in manuale, perché se tu prendi una macchina del genere per utilizzare in automatico, schiacciare il rack, va bene, qualcosa porta a casa, probabilmente anche meglio di GoPro, però non è quella... Cioè, non ti compri una Ferrari per andarci in giro sempre con la prima, capito? Quindi tu dici, ogni secondo consiglio più l'utilizzo di... Ma io dico sempre, dipende molto uno cosa vuole ottenere. Chiaro che quando uno è molto appassionato, gli piace una cosa, è chiaro che avere un oggetto del genere ti permette, ti si aprono 50 porte, quindi inizi a capire un pochettino come usarlo in manuale, devi approfondire, però è una cosa più da uno che ha veramente tanta passione e vuole crescere. Allora qui apri un mondo che sai che dentro un domani cambierai le macchine, cambi gli obiettivi, però i soldi che hai speso nella custodia sono quelli e avrai sempre un valore con te. Quindi sicuramente può essere un oggetto perfetto per chi comunque sa che quella passione che lui ci rimane. Chi magari viene da una GoPro e vuole qualcosa di un po' più divertente, non ha il tempo di fare i montaggi, il video, di capire un po' diaframmi, tempi, cioè di mettersi veramente dentro a questo mondo, sicuramente io sono uno di questi, nonostante il mio lavoro, però per dire mi trovo che difficilmente ho il tempo poi di mettermi a fare i montaggi delle mie vacanze, dei miei filmini. Certo. Quindi mi serve qualcosa di più rapido, io vado in acqua negli ultimi 5 anni, a parte se dobbiamo provare a sperimentare qualcosa di nuovo, però vado in acqua solo con il mio smartphone, perché io ho il mio iPhone, o ho il mio Samsung, poi li tengo entrambi che alterno, perché devo capire sia il mondo Android che il mondo iOS, non devo perderci la mano, però alla fine esco dall'acqua e ho iMovie, mi faccio, mentre sono tra una sosta di superficie, tra una versione e l'altra, mi faccio il montaggino video. Quindi l'ho fatto, buona, io quello lì in 5 minuti ho fatto il video, mi sono già portato a casa il mio bel ricordo che volevo, posso condividere immediatamente, e quella è una cosa che però dopo non c'entra niente con magari invece l'utilizzo di una camera specifica. Qua magari fai un documentario, vuoi farti il tuo bel film, ti fai tutto storyboard, ti crei tutta la tua cosa, studi un po' come sfruttare al meglio le ottiche, gli obiettivi, gli slow motion, magari poi ci vorrà un drone, magari poi ci vuole ugualmente una GoPro perché hai degli altri punti di visione, capito? Quindi è un'altra cosa, capito? Quindi sicuramente fino a che rimaniamo in divertimento rimaniamo qua, quando invece oltre al divertimento vogliamo fare qualcosa di sicuramente più elevato e un po' più ricercato, questo è sicuramente anche un passaggio. Allora ci siamo, raccontiamo quasi cosa sta succedendo fra Easy Dive e Alton. Allora, fai te, Nicola. Allora, diciamo che dato che molti clienti, ma da anni, ci chiedono se potevamo tenere o noleggiare custode subacquee, e Alton ha sempre evitato questa cosa proprio perché ci sono delle problematiche tecniche, che quelle che potrebbe essere l'allagamento. Invece, avendo conosciuto Fabio e sapendo la sicurezza che danno queste custodie e la sicurezza dovuta al fatto che appunto lui si è inventato questo sistema per il quale
una volta che io metto la camera dentro, tutti i tasti che io riporto fuori lavorano e parlano con il sistema wifi della macchina, quindi non ci sono più rotelle meccaniche, non è più O-ring, non è più via d'acqua, e quindi si va a ridurre drasticamente la problematica allagamento, ma soprattutto, come dicevamo, la tecnologia si è aiutata, quindi anche le stesse mirrorless che prima potevano avere delle difficoltà nel lavoro subacqueo, oggi invece ci aiutano. E quindi finalmente Alcom è pronta e avrà a disposizione, e partiamo con un primo oggetto, che Leo 3 Wii con dentro in questo momento una configurazione di 7R4 e un 1224. Specifichiamo questa cosa perché, come ci insegnava Fabio, perché abbiamo fatto il corso di formazione qui da lui, ogni volta che si cambia lente bisogna avere un oblò dedicato, uno per le distorsioni che si hanno sott'acqua, dovute appunto alla rifrazione della luce, altro per la meccanica, diciamo, la dimensione meccanica dell'obiettivo. Chiaro. E ci faceva vedere appunto che per quando si usano i macro si usano invece i piatti invece che questi bombati, che vanno a fare la correzione che dicevamo prima Io direi, comunque, era tanto tempo, no? Lo fai te, no, lo faccio io, sì, era tanto tempo che dicevamo dovremmo iniziare a noleggiare anche per far conoscere il prodotto, anche perché noi capiamo e sappiamo che quanto è importante avere il rent or buy, cioè prima di acquistare poter provare l'oggetto. Quindi siamo contenti di intanto far arrivare sul mercato la Leo 3 Wi-Fi per il noleggio, e che gestiremo sempre come rent or buy, nel senso che ti piace, la vuoi comprare, dopo si contatterà Fabio, anche perché loro sono i massimi esperti, e quando si parla di oggetti così è giusto che si venga seguiti direttamente dal produttore. E noi in questo caso abbiamo scelto di optare per questa macchina, un po' perché a livello fotografico funziona molto bene e a livello video comunque rimane una delle macchine ancora più luminose, perché, come diceva prima, sott'acqua c'è bisogno di molta luminosità. Sì, poi diciamo che adesso andiamo più nell'aspetto più tecnico della custodia, ci sono tanti plus che magari adesso vi elenco. La cosa bella è proprio questa del noleggio, perché è veramente ormai tantissimi anni che parliamo di questa cosa del noleggio. Noi come EasyDiver riceviamo tantissime richieste di noleggio attrezzature, ma non riusciamo, per organizzazione nostra interna, a seguire quello che può essere un noleggio. Volevamo anche noi attivare una cosa noleggio, ma in realtà poi, collaborando con Atcom già da tanti anni, avendo già loro una sede, poi adesso la nuova, io ancora non ho avuto la fortuna di venire, bellissima. Dopo, se riusciamo, cioè se qualche nostro collega si riesce a collegare e chiediamo... Facciamo la telefonata a casa... Bene, facciamo una telefonata a casa, chiediamo l'aiuto da casa e magari riusciamo a far vedere un po' il nuovo showroom di Atco. Lo showroom adesso, soprattutto per i clienti EasyDive che non conoscono. Esatto, viceversa. E quindi era già un po', e a quel punto abbiamo detto, vabbè, facciamo una cosa. Noi come EasyDive al momento è una cosa che non riusciamo a gestire. Loro invece sono già strutturati, hanno già tutto un processo del rent per le macchine, quindi per le varie camere, professionali o meno, quindi nel senso un po' di tutto. E aggiungere, integrare la custodia era la cosa più bella, visto che siamo anche vicini, perché in realtà neanche un'ora di macchina siamo qua, ci conosciamo tanti anni. Mi sembrava bello dare questa opportunità a chiunque voglia provare una nostra custodia, chiunque debba realizzare uno shooting fotografico o un video e non abbia la necessità di dover comprare la custodia, ma semplicemente gli serve per quel particolare momento. E a questo punto ne abbiamo messa una in uso, cioè in maniera che Atcom la darà come noleggio, e quindi chiunque potrà andare a noleggiare l'attrezzatura, quindi contattando noi lo gireremo ad Atcom e Atcom tramite i suoi contatti potrà dare questa custodia a noleggio. Abbiamo nello specifico deciso per questa macchina per una serie di motivi. Innanzitutto la compattezza, la Leo Wii è molto compatta, e la maneggevolezza, perché quindi è praticamente con questa configurazione è praticamente neutra. Con Sony riusciamo ad accedere praticamente a full control a tutti i comandi, anzi alcune cose riusciamo a fare delle cose che solitamente non si fanno neanche con delle custodie dedicate, con comandi meccanici, perché per darvi un'idea, il problema di oggi delle mirrorless è proprio la batteria.
solitamente la batteria di una mirrorless circa un'ora di autonomia, accesa, poi in registrazione, quando dipende sempre come ci muoviamo. Con questa custodia e la Sony, siccome la custodia elettronica ha una sua batteria interna che dura normalmente 14 ore, semplicemente selezionando nel menu della Sony di prendere alimentazione dall'USB, questa è la batteria della custodia qui lateralmente, si ricarica in un paio d'ore, ha 14 ore di autonomia e la camera automaticamente tramite il multipin USB prende alimentazione dalla batteria e ci dà 5-6 ore di autonomia. Quindi questo è uno dei grandi plus: uno prepara la sua custodia e sa che per 5-6 ore non deve riaprirla, quindi potrà utilizzare lo shooting, oltre al fatto che può accendere e spegnere dallo zoom, ISO, tempi, diaframmi, quindi un po' tutti i vari comandi. Che dire, secondo me è una grandissima novità anche per il mondo sub in Italia. Perché è una grande novità che speriamo appunto che dia la possibilità sia a voi di farvi conoscere anche nel mondo più professionale, proprio a livello di gestione di camere di questo tipo, rispetto a un mondo più amatoriale. Chiaro. E soprattutto penso che in Italia ci sia, visto la richiesta e la forte produzione comunque anche di spot che non richiedono il mare ma la piscina, dove effettivamente un oggetto così può svoltare sicuramente le riprese. E lo dico perché in materia io sono ignorante della ripresa subacquea, ma veramente siamo stati qui un quarto d'ora e in un quarto d'ora abbiamo capito il funzionamento ed è veramente molto semplice grazie alle applicazioni che sono state inventate. Ma poi c'è da dire che sul sito abbiamo tutti i video tutorial che avrete anche voi. Infatti noi stiamo già, il prodotto lo trovate già pubblicato sul nostro sito e nella parte rent, e sotto troverete appunto i video tutorial che comunque spiegano, fatti da loro, come settare le macchine una volta messi all'interno della custodia. Comunque noi abbiamo fatto questo corso di formazione, qui con noi c'è Giacomo, che adesso non è inquadrato, che è il responsabile della parte noleggi legata alla custodia subacquea, quindi quando avrete bisogno del prodotto potrete chiederlo tranquillamente con una telefonata e l'avremo fisicamente lì, quindi si potrà. E poi ci siamo sempre noi. E poi ci sono sempre loro che ci danno qualsiasi cosa, un supporto per avere anche degli accessori in più, perché in questo momento è proprio un lancio, una prova che stiamo facendo. Sicuramente dovremo completare il kit per renderlo più top e funzionale al 100%, quindi ci sarà l'integrazione in un futuro della parte di illuminazione, dei braccetti che parlava per appunto rendere neutro o meno la custodia subacquea insieme alle luci. E poi vediamo gli sviluppi, anche perché adesso io vorrei dire una cosa: se non riusciamo a stare dietro ai noleggi, ma non è che ne prendiamo degli altri. Dai, tiraci fuori qualche perla per i nostri. Lo sai che noi non si sbottona questo, ma si vedrebbe la mucchetta, non è bello. L'unica cosa che sappiamo, che comunque quella è una cosa che qualcosa mi ha detto. No, è la Canon EOS R5 che sappiamo che a breve ci sarà l'uscita, ma non riusciamo a conoscere ancora le caratteristiche. A breve è da gennaio che me lo dicono, a breve, però questa è l'unica cosa che posso dire. Aspettando per il resto ci auguriamo tutti che anche Sony sia pronta, ma sicuramente conoscendo il brand giapponese è pronta, però non abbiamo certezze, non abbiamo conoscenza dei nomi, non abbiamo. Io adesso bisogna che chiamo gli amici di Canon, che mi arrivi subito un sample, perché noi dobbiamo arrivare prima degli altri. Ci vogliono i sample. Questo è una richiesta che si ha da anni con i brand, nel senso che la parte di, come noi che vendiamo, di rivenditore o distribuzione, riuscire ad avere una macchina un pochino prima rispetto agli utenti, ma perché? Perché l'utente che è interessato a quel prodotto spesso riesce ad avere più informazioni che noi che siamo lì sul pezzo, perché loro aspettano quell'oggetto, lo vanno a cercare, trovano anche rumors, qualche informazione affidabile o non affidabili, però l'utente
diciamo che ha più tempo di andarsi a scovare le notizie che noi che invece siamo lì che dobbiamo... Vabbè. Oh, alla fine non ci ho detto praticamente niente, se non quelle della Euro, quello che sapevate già tutti. No, ma non posso, perché se no qui veramente i brand ti cacciano una X. Secondo te riusciamo a farci un collegamento con l'Atcom? Ah, va bene, adesso gli facciamo una telefonata. Fa una telefonata a caso, senti se si collega. Adesso facciamo la gag. Tanto siamo qui, siamo online, siamo fra amici, quindi dai. Allora, proviamo. Ah, ne approfitto intanto che Nicolas telefona per dire che chiaramente abbiamo i nostri braccialetti, qualcuno la newsletter l'ha già vista, oltre alle magliettine, il merchandising nostro, ma chiunque fa anche un piccolissimo ordine, anche da 5 euro, con spese gratuite di spedizione sul nostro sito in tutta Italia, riceverà sempre omaggio il nostro braccialetto Easy Dive. Quindi mi raccomando, se vi serve qualsiasi cosa, accessori GoPro o altre robe, qualsiasi roba, andate nel nostro e-commerce e vi omaggiamo tutti il braccialettino Easy Dive. Altre cose, Mattia, ti viene in mente? C'è qualcuno nella chat? Domande? Dei gran complimenti per tutti. Grazie dei complimenti, grazie. Niente, non mi rispondono proprio da casa, ma di solito quando mancano due o tre persone... Qualcuno deve lavorare. Andiamo sotto organico, quindi va bene. Qualcuno deve dovete mandare Enrico dal brollo con il Gimbo. Infatti dovevamo mandare Enrico a fare questa cosa, però... Vero, potremmo chiamare dal brollo, vediamo se c'è dal brollo, che magari col cellulare lo mettiamo, il cellulare che è vabbè, dai, lo provo a chiamarlo, ma guarda, sì, no, era solo per far vedere ai clienti Easy Dive la nuova sede di Atcom. Enrico, per caso tu hai tempo di andare da Federico Atcom che ti dice qualcosa, di fare una cosa con il tuo telefonino, che siamo qua in diretta con i... No, era bello, capito? Vederti e salutarti in diretta. Sì, a te. Ah, insomma, sì, a chi? C'è Federico, dovrebbe essere la sua postazione, che segue la diretta e sapeva di... Ma fa finta di niente, c'è troppa gente, mi sa. Poi prendi i braccetti intanto, vado a prendere i braccetti, facciamo dei braccetti. No. Ah, ok, allora niente. No, ma lui c'aveva un link che sa, o forse Zucchi sa a questo punto. Comunque siamo in diretta, quindi devo salutarti, perché sennò qua ci sta calando lo share, ci cala lo share. Va bene. Eccoci qua, comunque, scusate. Vi saluta anche Enrico. Ciao Enrico. Qua il telefono con un abbraccio intanto. Eccoci qua. Questi sono invece i braccetti che vi dicevo prima. Questo è un braccetto galleggiante. Allora, come anticipavamo, la custodia è praticamente in questa configurazione quasi neutra in acqua, nel senso che si porta molto bene. Fuori dall'acqua, chiaramente, essendo in alluminio, ha un peso attorno ai 2,8 kg. E questo è un braccettino galleggiante che serve a compensare il peso dell'illuminatore. Quindi andrà messo vicino all'illuminatore. Solitamente si mettono due bracci, nel senso uno normale in carbonio, che sono sempre alleggeriti, in maniera che si ha un po' l'effetto spalla gomito, cioè quindi si riesce a regolare velocemente in acqua la posizione della luce. Quindi queste clamp qua, queste qui hanno delle teste con delle sfere, con degli ori che fanno un po' da frizione. Fuori dall'acqua di solito si stringono abbastanza forti in maniera che rimangono fermi. In acqua è sufficiente allentare proprio un quarto di giro in maniera che uno poi piega, lo regola, esattamente. Quindi questi sono tutti i braccettini in carbonio che poi andrebbero montati qua. Questo è un sistema che è conosciuto anche nel mondo del cinema, e questi invece sono cose in carbonio che nel mondo del cinema spesso non vengono utilizzate, però come idea potrebbe essere utilizzata per i tracci snodati, per il monitor camera, per trasmettitori, allora, anche vediamo perché che in carbonio ti va a togliere tutto il peso dell'alluminio. Sì, dopo in realtà su questi accessori qua, forse adesso noi che chiaramente producendo tutto in maniera artigianale, forse non bisogna vedere un po' il prezzo, perché magari in questa accessoristica qua ci scontriamo un po' a volte anche con un mondo... Sì, io ti parlo di braccetti... di marchi storici per il cinema, che possono essere Noga. Ah, beh, ok, Harry, allora dopo è roba. Comunque il pezzo, cioè, è importante.
no, allora differenti da il braccettino snodato che poi su Amazon, quel che è. No, no, va bene. Io direi che vi abbiamo raccontato questa bella cosa. Noi siamo contenti di essere venuti qui, di aver visto la sala, aver provato e testato le hai visto anche la sedia nuova, che abbiamo un po' il bolle dietro. Lo sfondo è perfetto, giustamente in linea con il prodotto trattato, e noi speriamo che questa collaborazione vada avanti, si ampli. È partita dopo 10 anni, quindi se non va avanti adesso, non può andare avanti. Sicuramente è una possibilità, ma soprattutto anche per far capire cioè che esistono strumenti di questo tipo che spesso non... No, io sono certo che è solo un punto di inizio, perché come ti anticipavo, adesso anche noi abbiamo presentato da poco la nuova custodia Magic anche per la Black Magic. Adesso chiaramente non abbiamo modo di darne in sample perché non le abbiamo ancora per la vendita, andremo a commercializzarle da settembre, quindi però come saremo un po' a regime anche lì, sicuramente anche quella potrà essere una custodia per voi probabilmente ancora più adeguata, sì, perché potremmo proporre un po' a tutti anche l'uscita video che magari poi i registri chiedono, quindi avere un po' che qua invece non c'è, e di là invece potremmo avere proprio il convertitore Blackmagic interno con un doppio uscita SDI, e quindi dare fine, anche altre alla fine cose. Quello che racconta più cose è lui. Vediamo, è così, io racconto, alla fine mi faccio scoprire, non mi tengo niente. Vabbè, dai. Allora salutiamo tutti. Va bene, ciao a tutti. Ringraziamo di averci seguiti. Grazie ancora, a presto, mi raccomando. Noi in Atcom, lui in Isidore. E andate a trovare l'Atcom perché c'è uno showroom nuovo, io ci devo andare ancora, però l'ho visto. Ciao a tutti. Ciao.